buon pomeriggio e ben ritornati a tutti i nostri telespettatori. Anche questa settimana siamo costretti a raccontarvi di un'altra morte. Questa morte, rispetto alle altre, purtroppo è agghiacciante, ancora più agghiacciante, perché insieme alla mamma muore Tiago, insieme a Giulia muore anche Tiago. Una storia che credo sia una delle più terribili che si siano verificate negli ultimi decenni nel nostro paese. Ma di questo vi parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Bene, ci sono uomini e ci sono donne che quotidianamente, per scelta, decidono di offrire la propria vita per gli altri e lo fanno con un senso del dovere, un grande senso dello Stato, con abnegazione e con sacrificio. Sto parlando degli uomini e delle donne della Polizia di Stato. Oggi io sono veramente orgogliosa e felice di avere accanto a me una in rappresentanza della Questura di Cosenza e quindi della Polizia di Stato, la dottoressa Tiziana Scarpelli. Eccola, la vedete adesso inquadrata, la dottoressa è commissario capo e funzionario della squadra mobile, ma è anche responsabile di quella sezione che cura proprio i casi reati di violenza contro le donne. Per cui parleremo ed affronteremo con lei qual è la situazione relativamente al nostro territorio, quali sono i numeri, quali sono le percentuali di questo fenomeno sul nostro territorio. Intanto però do il benvenuto alla professoressa Costanzo, che è ancora qui oggi con noi, finalmente in studio. Benvenuta, bentornata Simonetta. Do il benvenuto al dottore Chianelli, bentornato Luca anche a te. Dovremmo avere in collegamento Skype, vediamo se riusciamo ad inquadrarla, ecco qui il nostro avvocato. Buon pomeriggio Margherita Corriere. Buon pomeriggio a tutti. Oggi anche tu per motivi professionali sei fuori sede, però ecco, diciamo, non hai voluto mancare al nostro consueto appuntamento del mercoledì. Bene, Sì, sono qui. bene, bene. Allora, io partirei immediatamente facendo e rivolgendo la prima domanda alla dottoressa Tiziana Scarpelli. Dottoressa, il fenomeno, purtroppo lo dobbiamo dire, il fenomeno della violenza in famiglia è un fenomeno in crescita purtroppo, lo ripeto. La Polizia di Stato come si pone innanzi a tutto questo e innanzi a questa ascesa importante? Innanzitutto ringrazio lei per avermi invitata alla sua trasmissione che io seguo e che veramente Grazie. ritengo essere di grande piglio anche per quanto riguarda queste tematiche che richiedono veramente il coraggio di raccontarle e di sollecitare anche le persone ad porsi delle domande e quindi a capire veramente quello che è la nostra società oggi. Quindi come si pone la Polizia di Stato innanzi a questo fenomeno che, ahimè, come diceva lei, è in crescita? Sicuramente con un'azione preventiva, perché noi riteniamo che noi, come il nostro Ministero, il Ministero dell'Interno, ha ritenuto che fosse necessario cominciare ad lavorare sui ragazzi, quindi sulle scuole. Pertanto ha voluto ormai da anni portare avanti un progetto che noi chiamiamo, appunto pretendiamo legalità, che è un progetto che portiamo appunto nelle scuole per incontrarci con questi giovani di qualsiasi età, quindi partiamo anche dalle scuole primarie, a volte fino ad arrivare ai licei, per parlare appunto di queste tematiche, perché noi crediamo che solo a livello culturale, facendo capire che la donna oggi ha una sua dignità e richiede rispetto, e pertanto non possiamo non rivolgerci ai ragazzi che dovranno essere, che saranno il nostro futuro. Guardi, la interrompo per dirle che trova
tutto il team di Libera assolutamente concorde con quello che sta dicendo, anzi noi spessissimo sottolineiamo l'importanza di questa attività preventiva, quindi proprio perché siamo consci, spesso lo dice la professoressa Costanzo, anzi prima si parte probabilmente dal grado scolastico e più forti sono sicuramente i risultati che si avranno poi nel futuro. Io addirittura, scusami Cinzia, sì, insisto sì. Molto anche su educare le famiglie alla parità di genere, perché ancora prima della scuola c'è la famiglia e poi cominciare subito già nelle scuole materne. Noi in genere, come dicevo, ci iniziamo dalle scuole primarie. Lei diceva delle famiglie, sì, ha ragione, però a volte non sempre le famiglie sono i luoghi dove c'è il massimo. Nel mulino bianco, ecco, esatto. Non sono sempre non le famiglie, sono famiglie del mulino bianco. E proprio per questo noi puntiamo sui figli, sui giovani, affinché imparino e diano anche l'esempio ai genitori. Perché ahimè, dottoressa, io ritengo che oggi sono molte volte i figli che sono genitori, no? Sì, sì, sono sì. Proprio insegnanti dei genitori, sono coloro i quali redarguiscono i propri genitori davanti a delle condotte che non sempre sono felici. Infatti con le famiglie voi potete far poco, nel certo. Senso che con le famiglie la prevenzione può essere indiretta e deve essere di altra natura, piuttosto informativa e scientifica in questo senso. Certo, e devo dire che questo comunque consentirebbe anche che schemi familiari fallaci, comunque che non hanno determinato situazioni di piacere, possano poi ripetersi e quindi avere i medesimi risultati. Quindi ci dicevo, una funzione preventiva, ma anche una funzione repressiva, vero dottoressa? Certo, se mi permette, volevo anche evidenziare nell'ambito sempre dell'azione preventiva di parlare dell'altro progetto, che credo che sia veramente molto importante, che è il progetto Questo Non È Amore. È un bellissimo progetto, dobbiamo dirlo, è un progetto esatto, nazionale, un progetto proprio del vostro ministero, più che volte portiamo aderito, avanti con un ufficio mobile in tutte le piazze del Cosentino, quindi anche dell'Hinterland, anche di o comunque. Ecco, cerchiamo negli anni di essere un po' in tutti i paesi, anche quelli più distanti dal capoluogo. Se la regia vuole mandarci anche random qualche foto proprio della questura di Cosenza, può farlo tranquillamente. E questo è un progetto importante perché consente, innanzitutto è un modo per avvicinare le donne, cercare di parlare con loro e di dare quella rassicurazione. Ecco, qui vediamo, dottoressa, mi perdoni, il questore di Cosenza, sì, che anzi Spina. Approfittiamo proprio e lo salutiamo, il dottore Michele Spina, che devo dire ha una particolare attenzione verso queste tematiche. Sì, il nostro questore è un questore veramente molto dinamico, è molto presente negli incontri che facciamo, anche perché lui ha una grandissima esperienza operativa e molte volte la pone quindi a disposizione dei ragazzi. Eccolo. Che, devo dire, restano veramente molto presi dalle sue esperienze, perché aver gestito commissariati e uffici della Campania così importanti, dove veramente le esperienze sono molto forti, sicuramente rendono i ragazzi molto attenti e soprattutto è un'attenzione intesa anche come porsi delle domande. Sì, sì, ma guardi, io credo profondamente una cosa, che quando lo Stato si fa piccolo e parla ai più piccoli diventa grande. Esatto. È così, ci vogliono gli uomini giusti, ma in genere è proprio così. Mi perdoni, l'ho interrotta di nuovo sul bellissimo progetto Questo Non È Amore. Quindi è un progetto caratterizzato da un ufficio mobile che quindi è itinerante, dove ci sono degli operatori, tra cui molte volte anche io, dove parliamo, avviciniamo le donne, cerchiamo appunto di rassicurarle e consentiamo loro di poter anche fare delle segnalazioni anonime. Tutto questo serve a dire alle donne che è arrivato il momento di alzare la testa. Di alzare la testa e di denunciare. Lo facciamo nel modo che vogliamo, ma facciamolo. Assolutamente. Perché a volte anche la nostra vicina di casa, che molte volte sentiamo urlare, non ha questa persona il coraggio di farlo, ma magari quella segnalazione potrà consentire, ed è capitato, di iniziare un nuovo processo, perché
se spinte a volte le donne riescono ad avere il coraggio di apportare cambiamenti. Ma poi, dottoressa Scarpelli, lo possiamo dire che un'altra vita è sempre possibile, che bisogna credere che un'altra vita sia sempre possibile e che l'indifferenza è, a mio avviso, io lo farei quasi di diventare un reato, no? Un atteggiamento proprio che diventa quasi reato. È veramente importante quello che ha detto la dottoressa Scarpelli, cioè anche chi sta intorno a situazioni di violenza deve sentirsi necessariamente responsabile, perché la violenza, soprattutto all'interno della famiglia, non è una violenza privata, intima, deve diventare una violenza che riguarda tutti, solo così probabilmente riusciremo a sconfiggerla. Dicevamo invece, per quanto riguarda l'aspetto proprio propriamente repressivo, la Polizia di Stato come si pone? Nel momento in cui avviene il fatto, l'iter è sempre lo stesso, abbiamo sempre una segnalazione che può essere dalla persona interessata o comunque da un vicino di casa, perché parliamo sempre di reati quali maltrattamenti, stalking, violenze domestiche, che sono reati che molte volte, non tanto lo stalking ma il maltrattamento, sono reati che si consumano all'interno delle mura domestiche. Pertanto, nel momento in cui riceviamo la comunicazione sul 113, l'operatore invia la volante a verificare qual è la situazione, e la volante, nel momento in cui arriva sul posto, il suo compito non è conciliare marito e moglie o comunque madre figlia, eccetera. Guardi, prima della trasmissione ho sentito telefonicamente il signor questore e devo dire che mi ha colpito moltissimo una sua frase, l'ho già detto in un'altra trasmissione. Lui mi ha detto: l'atteggiamento, il consiglio che io do ai miei uomini, agli uomini delle volanti, è che quando arrivate su situazioni in famiglia in cui si stanno consumando dei maltrattamenti, seri o non seri che siano, voi non dovete fare il ruolo, non dovete avere il ruolo del paciere, perché altrimenti da lì possono partire poi situazioni gravissime che possono arrivare fino alla morte della donna. Voi dovete essere, mi ha detto, devono essere dei notai. Che cosa voleva dire quando mi ha detto devono essere dei notai, secondo lei? Il nostro compito è quello di arrivare sul posto e cercare di comprendere quello che avviene, quindi cominciare a notare se ci sono suppellettili rotti, tracce di sangue, bambini che magari lì piangendo comunque traumatizzati, e fare di tutto questo una fotografia che che l'operatore poi va a riversare sul protocollo EVA. Allora un attimino la fermo, perché poi di questo ne andiamo a parlare dettagliatamente. Volevo dire una cosa ai telespettatori, perché come faccio sempre quando preparo le nostre trasmissioni, ho cercato anche di capire qual è esattamente la mission della Polizia di Stato e degli uomini della Polizia di Stato. Mi ha colpito, mi sono imbattuta in un filmato che chiedo alla regia di seguirmi, che non è il primo filmato, ma è il secondo filmato, chiedo alla regia appunto di potercelo inviare. Allora adesso sembra ferma. Comunque Zaiaris ibrida bianca, siamo dei chiedenti in linea che ci hanno satellitare. Volante 6. Ascolto! Dove sei arrivato? Dove? Allora, stessa localizzazione. Allora, stessa. Controlliamolo bene, vi ho fatto per l'immagine.
passione, senza paura, e questa cosa colpisce, perché effettivamente io ho sempre pensato, no, nella mia fantasia da bambina, ma poi anche da adulta, che questo vostro reparto, il reparto delle volanti, sia un reparto veramente, devo dire, di uomini coraggiosissimi, perché in effetti alla chiamata loro rispondono senza esitazione, senza sapere esattamente quello che nel momento in cui arriveranno si troveranno ad affrontare, veramente sprezzanti del pericolo nell'accezione più bella e valorosa del termine. Ma alla Polizia di Stato, e a questo punto chiedo di inviare di mandare in onda il primo servizio, si rivolgono veramente tutti, sentite. Polizia. Buongiorno, sei un ragazzo giovane, vero? Mandate qualcuno a farmi un poco di compagnia. Senta, io sono invalida civile e sono solo dentro casa e non c'ho nessuno. Io sono un pensionato, sono qui da solo, sono senza acqua, senza mangiare, senza soldi. Signore, non si preoccupi, stiamo inviando una volanta ad assisterla. Ti commuove questa frase, signore, sia tranquillo, stiamo mandando una volante pur non essendoci nessun reato, nessun pericolo di vita imminente. Signore, stia tranquillo, sta arrivando la volante, quindi arrivano gli uomini della volante, della Polizia di Stato. Dottoressa Scarpelli, giocate veramente un ruolo, devo dire, importante per la comunità. Ritornando però alla nostra trasmissione, quindi a quello di cui si parla in questa trasmissione, quando si interviene, lei prima ha citato il protocollo EVA, no? Quando voi intervenite, quando appunto la volante, gli uomini della volante intervengono su una richiesta di aiuto al numero di emergenza, che tipo di protocolli appunto eseguite? Il protocollo EVA di cui parlavo prima appunto ha il compito di, è un protocollo online presente sulle nostre banche dati con delle voci già preconfezionate. Il compito di questo protocollo è rendere più descrittiva possibile l'immagine dell'operatore nel momento in cui interviene, per cui appunto deve indicare dove è avvenuto il fatto, che cosa ha trovato, se ci sono tracce questi di sangue. Questi dati devono rimanere lì perché, dottoressa? Perché nel momento in cui in futuro dovesse esserci una chiamata che riguarda il medesimo soggetto, che cosa accade? Da parte di qualsiasi vero operatore di polizia, quindi polizia, carabinieri, guardia di finanza, che cosa accade? Nel momento in cui arriva anche uno squillo, da quell'utenza compare il nome. Quindi c'è un alert. E quindi c'è l'alert. Il protocollo EVA serve anche per questo, nonché a dire all'operatore dell'evento successivo che c'è già una situazione di alert che è avvenuta magari una settimana prima, 4 giorni prima. Quindi già si parte avendo una visione di quello su cui si sta intervenendo, e considerando la delicatezza di questo settore è molto importante. Un'altra domanda che voglio farla, dottoressa, questa è anche una mia curiosità, da donna prima ancora che da poliziotta, lei quando io immagino si sia trovata dinanzi veramente a tanti casi di maltrattamento in famiglia, piuttosto che di stalking, lei ha mai ravvisato degli elementi che potessero in qualche modo accomunare questa tipologia di reati? I maltrattamenti in famiglia penso che siano un fenomeno antico, che c'è sempre stato questo genere di condotta nei confronti della donna. Infatti oggi abbiamo questa donna che comincia a ribellarsi, che ha consapevolezza che è anche più indipendente, di sé, no? Ha voglia che di è indipendente, indipendente, quindi si ribella. Da qui probabilmente questa evoluzione del fenomeno, perché magari in ambienti diciamo patriarcali, no, dove comunque l'uomo pensa di poter prevalere con la forza o comunque con violenza anche psicologica, perché anche quella è rilevante, devi badare ai figli ma tu non pensi alla cena, sono tutte espressioni che comunque inducono la donna un attimino a fermarsi. Nello stalking invece secondo lei ci sono, diciamo, è un fenomeno anche quello trasversale o un fenomeno comunque che ha delle caratteristiche comuni? Io penso che lo stalking è un fenomeno veramente trasversale, lo ritroviamo in qualsiasi classe sociale.
magari per quanto riguarda i maltrattamenti, ecco, io lo ritrovo maggiormente nel ceto sociale medio-basso. È importante appunto, la cultura, dottoressa sì, Scarpelli, è importante, sì, no? È noi importante lo diciamo sempre alle ragazze comunque, studiate, no? Come forma di riscatto anche dalla subcultura proprio della violenza. Esattamente, proprio perché comunque la cultura che ci dà consapevolezza ci dà la possibilità di dire io sono una mente, non sono solo un corpo e quindi è giusto che venga apprezzato per la mia interezza. Dottoressa, professoressa Costanzo Simonetta, dal tuo punto di vista invece, ci sono delle caratteristiche che accomunano queste donne? Sì, la vittimologia lo dice chiaramente. Il fenomeno è stato studiato a lungo ed è ancora studiato. Le donne vittime di violenza sono donne che purtroppo non riescono a comprendere bene l'emotività dell'aggressore. Scientificamente lo chiamiamo disturbo sociocognitivo. La paura, io leggo spessissimo, tantissimo anche tutte le nostre telespettatrici che ci scrivono e tante di loro mi chiedono, ma anche solo per paura non scatta un meccanismo di quasi di sopravvivenza? No, perché la paura purtroppo, che dovrebbe essere appunto, come hai appena detto, legata a un tentativo comunque di sopravvivere sempre, in questi casi gioca un ruolo negativo, perché la paura impedisce alla vittima di valutare realisticamente gli eventi e di avere un esame di realtà quindi adeguato. Quindi agisce all'incontrario, esattamente. Agisce esattamente al contrario, perché genera il panico, in un soggetto che noi dobbiamo considerare, questi soggetti sono già delle vittime designate in qualche certo. modo. E questo chiaramente ce lo insegna la tragedia greca, le famiglie di Tebe, no? Di cui si parla tanto, di cui anche lei ha parlato poc'anzi. Si crea un'atmosfera che non è salvifica per queste persone. E quindi bisogna, ecco, forse alcune volte davvero l'intervento terzo salva la vita a queste donne. Esatto, perché... anche perché l'aggressore ha un desiderio di, io dico che specialmente nello stalking, secondo me c'è, dico proprio secondo me da un punto però di vista scientifico, c'è un po' di perversione, nel senso che il soggetto vuole sempre mantenere un grande potere sulla vittima e trionfare costantemente, come se la vittima fosse un oggetto. Beh, sono quelle situazioni veramente da cui è difficile uscire nel caso certo, poi dello stalking. Questo, eh? Certo, non è solo questo, però nel caso dello stalking importantissimo il ruolo che poi giocate voi nel momento in cui intervenite. Adesso arrivo a farle un'altra domanda, ma vorrei mostrare ai nostri telespettatori l'altro video che noi abbiamo soprannominato Adrenalina, proprio che riguarda gli uomini della Polizia di Stato. Direttamente. Bene. Tre ragazzi a bordo della Punto Bianca hanno tentato di rapinare il controllo in chiusura e sono allontanati proprio adesso. Direzione? Sei un eroe, sei. Vieni qua. E subito alza, io lo so morto. Poi visto che la di fronte è visto di vivo. Nudo. I cartelli sono tagliati, vestito nero, scuro, blu. Uno è silente a lui, dai. Oh, oh, oh. Sali. Zara 2, ha fermato. Mettiti giù. Fermo. È rubato, capito. Blocca. Dove sei, cartessa sei, dimmi. Segui. C'è la 5, gli attacchi, attaccato. 45, Cesarina, che stiamo dietro! Alla Cesarina ricevuta, che sta dietro, va bene, ma abbiamo la targa adesso mezzo? Continuano! Continuano sulla nomentana, quindi... Non ho capito, avete presi? Sì, fermati, eh! Fermati dove? Benissimo, fermati dove, Sta allungando, ha fatto appena inversione, ha fatto inversione a sinistra, adesso gli dico,
altezza di Ascuilate, sono scappati a piedi, sono scesi. Abbiamo. Ecco, questi video ci fanno proprio capire veramente, abbiamo sovrascritto questo video proprio sottotitolandolo come adrenalina, perché dottoressa, questo ci fa capire veramente che pericoli seri e veri a cui andate incontro quando ogni volta fate un tipo di intervento senza sapere veramente di che cosa si tratta. Io volevo un attimino riprendere il collegamento con Margherita Corriere. Margherita Corriere, stiamo per andare in pubblicità, però volevo già tirarti in ballo, perché volevo, non appena ripartiamo con la trasmissione, parleremo di Giulia e del suo bambino, di Tiago, del suo bambino mai nato, e sono stati veramente tanti i telespettatori che ci hanno chiesto come mai si parla tanto di duplice omicidio, per poi sentir dire che molto probabilmente questa tipologia di accusa non potrà essere formulata, proprio perché dipenderà da tutta una serie di calcoli proprio matematici sulla effettiva vita di questo, di esistenza di questo bambino. Quindi io già ti preannuncio che se puoi dovresti far capire a noi, ma anche ai nostri telespettatori, perché l'ipotesi accusatoria non potrà quasi sicuramente essere quella di duplice omicidio. Quindi a tra poco, vi lascio con la pubblicità. Bentornati, dobbiamo dirle le notizie belle che riguardano i nostri ragazzi. Lo dicevamo poc'anzi, l'importanza della scuola, dei ragazzi, e io sono profondamente convinta che la motivazione, anche dare l'insegnante bravo, quell'insegnante che riesce a dare una grande motivazione. E vincitori della 19ª edizione del progetto Raccontiamo la città di caratura nazionale è stata proprio una scuola, anzi tre scuole di Cosenza, ma sul podio sale la seconda E dell'Istituto Comprensivo Cosenza 1 della Zumbini con un fumetto, il MAB di Cosenza. Vediamo, ecco, nel mentre io parlo, le foto. E ringraziamo la dirigente scolastica, la dottoressa Marietta Iusi, e soprattutto, poi è stata anche il mio gancio, la professoressa referente di questo progetto, la professoressa Laura De Marco, che saluto caramente. Volevo però condividere, proprio dire bravi ragazzi, siete stati veramente, veramente bravi. Volevo dare lettura proprio delle motivazioni grazie alle quali vi hanno in effetti fatto vincere, vi hanno fatto arrivare primi su questo podio. Tutte le tavole del fumetto sono state realizzate in modo dettagliato e originale. Gli allievi hanno quindi dimostrato, oltre alla padronanza della scrittura, grandi capacità di disegno, ma soprattutto una mediazione eccezionale tra i due tipi di linguaggio. Diciamo ad onor di cronache che anche il secondo posto se lo aggiudica una classe, la prima è dell'Istituto Comprensivo, sempre Cosenza 1 Zumbini, e che al terzo posto si classifica una scuola di Mendicino diretta da Assunta Morrone. Ed ancora viene data una menzione particolare al nostro convitto nazionale, dirigente scolastico Andrea Codispoti, per aver presentato il lavoro corale, il rima, dedicato proprio a Cosenza, alla nostra città. Per cui bravi, 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 bravi gli insegnanti, i dirigenti scolastici, ma bravi soprattutto ai nostri ragazzi. Bisogna motivarli, vero Simonetta Costanzo, i giovani? Bisogna dirlo bravi, certo. Ogni tanto, bisogna sempre bacchettarli. Il rinforzo è necessario. Credo sia che a casa che a scuola. Sia a comunque, casa che a scuola. Quando il comportamento è adeguato va sempre rinforzato, quando invece non è adeguato va sanzionato. Certamente. Siamo al 27 maggio scorso,
C'è una sorella, una ragazza che si chiama Chiara, che contatta anche noi su Facebook. Vi mostro proprio la nostra pagina Libera, e ci chiede di condividere un appello. E noi lo facciamo immediatamente, lo faccio io a livello personale, lo faccio immediatamente come Libera. E abbiamo condiviso proprio l'appello che vedete. Si cercava Giulia, si credeva ancora che Giulia fosse viva e che fosse semplicemente scappata alla notizia del tradimento, o meglio della doppia vita della persona, del papà, del futuro papà del suo bambino. In pochi giorni si capisce chiaramente che, eccola Giulia, bella come il sole, è bello anche Tiago, anche se non lo vediamo, ma lo possiamo immaginare quanto sarebbe stato bello. Ed ecco Giulia e Chiara. Questa è una foto che non potrà mai più essere, perché Chiara non potrà mai più essere fotografata insieme a Giulia. È una storia agghiacciante, una storia che ci ha lasciato tutti veramente senza parole. Luca Chianelli, cosa è accaduto sotto un profilo criminalistico? Allora, anche stavolta un femminicidio, però in una situazione ben più grave. Ovviamente non è purtroppo la prima volta, perché già in passato sono state uccise delle donne che erano in stato di gravidanza. Nel caso specifico, questa donna è stata uccisa con delle coltellate, quindi ritroviamo l'arma, che è quella più comunemente utilizzata, che è il classico coltello da cucina. Che peraltro un coltello che pare sia stato ritrovato nel ceppo sul frigorifero di questa abitazione, adesso veramente che sarà, credo, analizzata fino all'ultimo centimetro, sì, quadro. Sì, è un coltello da cucina tipo questo, che è stato utilizzato per attingere la vittima al collo. Successivamente a questo omicidio è stata messa in atto un'attività di staging, come parliamo spesso, insomma, di manipolazione volontaria della scena, appunto per cercare di sviare, no, le indagini, perché in quei giorni si cercava Giulia, un caso di allontanamento volontario. No? Che poteva anche reggere, avere una sua logica, perché Giulia scopre che il futuro papà del suo bambino in realtà ha un'altra relazione con una donna con la quale si confronta poche ore prima della sua scomparsa e con la quale, dobbiamo dirlo, riesce quasi a trovare un feeling. Queste due donne si raccontano, si comprendono, creano una certa solidarietà tra di loro e si rendono conto di avere di fronte una persona che veramente non ci sono aggettivi, almeno io non riesco a trovarne, non voglio utilizzare la parola mostro, ma non riesco a trovare in alternativa un sinonimo che mi riesce a spiegarmi come vorrei. Prego, Simone. Ma dici Costanzo. Bene, perché per un uomo che uccide una donna incinta del proprio figlio è veramente una personalità aberrante, perché anche i serial killer si fermano quando una donna dice sono incinta, perché lì vai a colpire non solo la donna, la madre, la maternità e tuo figlio, quindi è una cosa veramente aberrante. È veramente io l'ho detto prima, è uno dei casi, io credo, più terribili che da questo studio abbiamo raccontato. L'esame della scientifica dei carabinieri scopre proprio qualche ora fa una serie, diciamo, di elementi che non lasciano dubbi, cioè ci sono, grazie, è lui che ripulisce tutta la scena del crimine, lo fa in malo modo, perché bastano poche mosse per farci capire cosa. Viene fatta un'ispezione all'interno dell'abitazione o comunque delle sue pertinenze, perché c'era anche un garage, e attraverso un'ispezione con le lampade forensi e poi successivamente i rilievi tecnici di tipo biologico con il luminol hanno consentito di evidenziare ed esaltare delle tracce ematiche che poi ovviamente appartengono alla vittima all'interno dell'abitazione, ma non solo all'interno dell'abitazione, quindi sono state saltate con il luminol,
ma anche sulle scale, all'interno del box, all'interno dell'autovettura. Questo sta ad indicare, ci consente, questo tipo di rilievo tecnico ci consente di individuare il reciproco posizionamento, qual è la scena criminis primaria, quindi il luogo dove è stata uccisa, poi è stata spostata, perché è stata messa in atto questa attività per un tentativo di distruzione del cadavere, di occultamento. Questa storia è terribile, terribile perché si stabilisce attraverso la cronologia del cellulare delle varie entrate sul web, si capisce che quest'uomo, mentre aspetta Giulia a casa, sostanzialmente fa una serie di ricerche, si sta valutando se capire se possono o meno rientrare nell'ipotesi di premeditazione proprio dell'omicidio, in cui lui chiede al web sostanzialmente come si ripulisca una vasca da bagno dal fuoco, come può essere utilizzato il veleno dei topi per uccidere un essere umano, veramente agghiacciante. Teniamo presente che stiamo parlando di Giulia e stiamo parlando di Tiago. Margherita Corriere, perché molto probabilmente non sarà incriminato per duplice, o meglio, non sarà fatta l'ipotesi diciamo omicidiaria come duplice omicidio? Bisogna fare una premessa. Qui c'entra sia la medicina legale e c'entra molto la giurisprudenza e l'evoluzione che si è avuta dal punto di vista giurisprudenziale per quanto riguarda il feto. Perché in un primo momento la morte di un feto veniva considerata semplicemente un'interruzione di gravidanza, un aborto, una morte fetale, perché si considerava diciamo fino a quando non nasceva il neonato semplicemente un oggetto di tutela ma non un soggetto di diritto, quindi non aveva la stessa tutela dell'uomo, quindi c'era questa differenza. Margherita, ma perché il calcolo dunque delle settimane che si farà in seguito all'autopsia di questo bambino sarà determinante? Allora, più che determinante il fattore settimane, sarà purtroppo determinante quella che è la giurisprudenza costante ultima, che vede nel momento del travaglio il passaggio dal feto all'uomo. Quindi ha un soggetto vero e proprio da tutelare. Verosimilmente, ora, Margherita, in base alla tua esperienza, verosimilmente, secondo te, quale sarà l'ipotesi dell'accusa? Allora, io quello che mi auguro, proprio per quella che è la salvaguardia della vita in itinere, quindi quello che è l'evoluzione giurisprudenziale ultima, infatti mi viene da dire neonato onestamente, un feto di 7 settimane, di 7 mesi, dovrebbe essere riconosciuto a tutti gli effetti come un essere vivente. Ce lo auguriamo davvero tutti, ma non perché questo alla fine possa far ritornare in vita né Giulia né Tiago, ma per veramente ristabilire un ordine di giustizia e di giustezza delle cose. Veramente in base a quello che è stato un omicidio efferato. Ora io quello che temo è che ci si avvalga soprattutto la difesa di quella che è la giurisprudenza ultima dominante, in particolare cito la sentenza 27.359 del 2019 che dice no, fino al momento del travaglio il feto non può essere considerato come uovo, quindi non si parla di e omicidio, ma si parla di morte fetale. Qualche ora fa è uscita un'ANSA che praticamente ci dice da un riscontro proprio fatto attraverso un'indagine proprio territoriale da parte dei carabinieri, pare che la testimonianza sia stata raccolta la testimonianza del proprietario di un bar di una via adiacente a dove abitava appunto Giulia, che dichiara che due giorni dopo, quindi il 29 maggio, quando ancora nulla era stato ipotizzato di tutto questo terribile ed efferato crimine, pare che la mamma accompagna Alessandro Impagnatiello, lo accompagni a chiedere se le telecamere di un bar vicino casa loro funzionano oppure non funzionano. Si tratta della stessa donna che qualche giorno dopo
dinanzi la telecamera della vita in diretta, dichiara che suo figlio è un mostro. Qualora fosse accertata la veridicità di queste dichiarazioni, cioè che lei e il figlio si sono recati il 29 maggio, quindi due giorni dopo dell'omicidio di Giulia, a chiedere notizie sulla se funzionavano o meno queste telecamere, cambia la posizione di questa donna? L'indagine è ancora in corso, quindi gli accertamenti acclareranno se c'è stato un ruolo di supporto da parte di qualche altro soggetto, di una terza persona. Un uomo come Alessandro Impagnanatello riuscirebbe a trasportare da solo, a muovere da casa fino ai box un cadavere di 70 kg, 75 kg? Infatti, cioè, sulle scale sono state trovate con il luminol delle tracce da trascinamento. Quindi un elemento importante è il fatto che lui abbia vagato per alcuni giorni, forse con il cadavere in macchina. Ah, ecco. Poi l'ha riportato dentro. Io direi una perquisizione in questi casi, ecco, proporrei per il futuro, no? Anche se si cerca per allontanamento volontario, però un'ispezione dei luoghi che sia più approfondita. È vero che ci sono dei limiti di legge. Luca, autovettura? L'autovettura, l'abitazione e le pertinenze dell'abitazione. Ovviamente nei casi di omicidi premeditati e pianificati, anche questo si aprirebbe un'altra parentesi, questo non sembra assolutamente pianificato, perché improvvisa, ecco, una serie di cose, ovviamente si hanno più chance di trovare delle tracce. Certo. Allora, guardate, anni fa, proprio nella città di Cosenza, si è verificato un altro crimine, veramente un altro, diciamo, l'omicidio di una donna che è stato particolarmente efferato, che ha avuto la ribalta proprio alla cronaca nazionale e che fu brillantemente risolto proprio dalla squadra mobile di Cosenza. Si tratta della morte di Patrizia Schettini. Abbiamo delle foto di Patrizia. Patrizia era una insegnante del conservatorio di musica. Patrizia viene ritrovata morta proprio diciamo all'inizio della scala della sua nuova abitazione. Si erano trasferiti da pochissimo in questa casa, in località Timpone degli Ulivi. Abbiamo proprio l'immagine di quella scala di casa di Patrizia Schettini, dove fu proprio ritrovata, e in quel caso si parlò immediatamente di morte accidentale, ma fu proprio l'acume investigativo della squadra mobile di Cosenza che consentì invece di arrivare ad un'altra verità. Purtroppo, Simonetta Costanzo, e ti rivolgo questa domanda, in quel caso fu proprio suo figlio adottivo di 17 anni ad ucciderla. Io per informazione di cronaca dico adottivo, ma solo per diciamo rimanere aderente al racconto dei fatti, non perché questo possa indicare in nessun modo, diciamo, una differenza di grado A o di grado B dell'essere figlio. Quindi che cosa accade? Che questo ragazzo, rimproverato dalla mamma perché non andava bene a scuola, perché pretendeva, come è giusto che i genitori pretendano, che i figli, insomma, studino, vadano bene a scuola, eccetera, preso da un impeto particolare, strangola la mamma e la butta giù dalle scale. Com'è possibile, Simonetta? Si viene a creare una situazione particolare tra madre e figlio, una situazione nella quale il figlio pensa, si convince che solo uccidendo la mamma può mettere in atto una separazione e un'emancipazione. Simonetta, è chiaro che... Io quando ho letto le carte ho letto una cosa che mi ha veramente colpita e ho immediatamente pensato di dovertela chiedere. Questo ragazzo, qualche giorno dopo la morte della mamma, quando ancora non era stato accusato del suo omicidio, si fa tatuare sul braccio neanche la morte potrà mai separarci, mamma ti amo. Sì, certo, ma è questo proprio il problema. Cioè, sono dei soggetti che hanno un legame morboso, simbiotico con la madre, dal quale non sono riusciti ad emanciparsi e forse non riusciranno mai a farlo. E il rischio è quasi sempre quello poi del suicidio. Ci sono dei segnali che un genitore, una mamma può... a cui si può dare particolare attenzione? Purtroppo i segnali ci sono, però i genitori non sono in grado anche di in coglierli. Questo caso c'erano stati, tant'è che c'erano state delle poi, segnalazioni. Diciamolo,
anche francamente, si sottovaluta tantissimo la malattia mentale che spesso questi ragazzi hanno. Nel matricidio la malattia mentale è primaria e poi viene tutto il resto. Se questo ragazzo poi adottato deve avere avuto un'infanzia molto difficile, penso, immagino. Dove è stato? E questo, quindi poi si scambiano un po' i ruoli, cioè la madre adottiva e anche la madre biologica. Quello che vorrei fare alla madre biologica e non posso farlo, lo faccio alla madre adottiva. E io conosco molti ragazzi che hanno dei legami patologici con i genitori, perché i genitori li hanno abbandonati o quant'altro, che hanno una smania di vendetta. Addirittura. Luca Chianelli, come muore Patrizia Schettini? È una scena anche di brutta, eh? Sì, allora interviene chiamata, credo, da un vicino di casa a cui si era rivolto il figlio, il 118. 118 con l'auto medica, che era all'epoca c'era la dottoressa Lorè con la sua equip. Diciamo, nell'immediatezza si rendono conto immediatamente che c'è qualcosa che non torna, perché trovano dalla ricostruzione che sei il figlio donna, e il marito, no? Sì, perché il marito ancora non era arrivato, non era in casa. C'era questo ragazzo, diceva che la mamma era caduta dalle scale, però in questo intervento si rendono conto che c'è questa donna sulle scale, c'è l'aspirapolvere anche sulle scale, e però la donna non ha dei lividi addosso, quindi delle contusioni che possono essere compatibili con una caduta dalle scale. E poi c'è un elemento importante, perché attorno al collo, quindi in questa parte sotto mentoniera, è stato ritrovato c'erano i segni di un solco, e il ragazzo aveva delle tracce sugli avambracci, delle unghiature, dei graffi. Allora, questa situazione hanno immediatamente avvertito la Polizia di Stato, e da quel momento è iniziata un'attività importante, sia da un punto di vista scientifico e sia da un punto di vista investigativo. Con Patrizia Schettini come muore in realtà? Allora, è stata utilizzata una strangola, probabilmente se... Quindi non a mani nude? Se ricordo bene, perché siccome c'era questo segno, era stato utilizzato, c'era l'aspirapolvere vicino con il cavo dell'aspirapolvere. Quindi adesso poi non ricordo, il commissario Scappelli potrà chiarirlo ancora meglio, però sicuramente c'era un'attività di manipolazione della scena per far credere a un incidente. No, te lo chiedevo, sai perché, Luca? Non è stata una morte neanche immediata, quindi è stata anche una morte desiderata. Passatemi il termine bruttissimo, però è stata anche una morte voluta pian piano, non è stata immediata. Allora, su questo è difficile intervenire, soltanto gli accertamenti tecnici, credo che avesse fatto il dottor Cavalcanti, il medico legale, poi aveva chiarito i tempi, no? L'epoca della morte e anche i tempi per cui era sopravvissuta. Dottoressa Scarpelli, all'epoca proprio la squadra mobile risultò decisiva, proprio furono messi sotto controllo i telefoni. Quali furono gli elementi che vi convinsero all'epoca proprio invece che le cose non erano andate come sosteneva il figlio? Come diceva il dottore Chianello, noi siamo partiti proprio da queste dalle dichiarazioni che hanno fatto i familiari, innanzitutto il figlio, nel ricostruire l'evento morte, con quello che invece subito il medico aveva messo in evidenza. Quello che ha evidenziato la responsabilità è stata un'attività tecnica che abbiamo fatto nell'ambito di una particolare escursione, dove si capisce che il padre, pur sapendo della responsabilità del figlio, cercava in tutti i modi di coprire quello che era avvenuto, quindi cercava di evitare che il figlio potesse rivelarsi responsabile. Ci quindi fu una fare telefonata, carcere. Dottoressa, in cui effettivamente il figlio confessava al papà, su richiesta, sollecitato dal papà che chiedeva: ma l'hai uccisa tu? Lui risponde: sì, l'ho uccisa io, mamma. Cioè, ci furono quindi una serie di accertamenti che poi diventarono prove inconfutabili sostanzialmente. È proprio questi elementi che abbiamo raccolto
anche nell'ambito delle escursioni, quindi anche l'attività tecnica che è stata poi incrociata con l'attività formale che abbiamo effettuato in ufficio, che hanno quindi evidenziato la responsabilità del ragazzo che veniva comunque spalleggiato dal padre, che comunque non voleva che il figlio si assumesse la responsabilità tanto da portarlo al carcere. Dottoressa Scarpelli, io oggi volevo anche fare il punto, grazie a lei, magari alla sua esperienza, no, sui numeri. È brutto parlare di numeri quando si parla di violenza contro le donne, quando si parla di donne che muoiono, ma qual è la situazione attuale sul nostro territorio? Ho portato dei dati riguardante l'anno 2002 e l'anno 2023 fino a maggio. Ecco, i dati non sono sicuramente tranquillizzanti. Abbiamo, per quanto riguarda le lesioni dolose, nel 2022 riportiamo 548 casi in tutta la provincia e nel 2023 146. Violenza sessuale 48 nel 2022, 16 nel 2023 fino a maggio. Poi c'è stato anche un caso di deformazione dell'aspetto della persona, che è uno dei reati introdotto dalla legge 69 del 2019, che è il cosiddetto codice rosso. Poi abbiamo violenze provenienti anche da allontanamento da casa familiare, maltrattamenti in famiglia del 2022 237 e nel 2023 siamo ad 80. Minacce, atti persecutori nel 2022 227, nel 2023 73. Non te li aspetti, non ti lasciano, come dice la professoressa Costanzo, mettono realisticamente paura. Guardate, la nostra è una trasmissione libera proprio perché possiamo liberamente, no, esprimere i nostri pensieri, e forse anche un modo per augurarla tanta libertà a tutti, soprattutto alle donne. C'è stata una donna che nel passato, che ha avuto una vita straordinaria nel passato, talmente straordinaria da farla diventare santa. Parlo di Santa Rita, di Santa Rita da Cascia. E la nostra regione dal 3 all'8 giugno, quindi fino a domani, avrà il piacere, l'onore di avere una reliquia, in termini religiosi si dice proprio di primo livello, di questa donna. Io la chiamo donna e non santa, perché la vita di Santa Rita è quasi una vita leggendaria per chi la conosce, ed è la santa conosciuta come la santa delle cause impossibili, la santa a cui generalmente si affidano i propri figli. E devo dire che quando ho sentito la notizia di Giulia e di Tiago, istintivamente, essendo in quella settimana, io ho pensato e mi sono augurata che gli angeli che sono andati a prendere Tiago fossero stati proprio mandati da Santa Rita, che si prendeva carico, no, un po' di questo piccolo a cui qualcuno ha dato il non diritto di nascere. Guardate, abbiamo realizzato un piccolo video, abbiamo fatto anche in redazione un bellissimo servizio che ha mandato in onda il nostro telegiornale, proprio sulla parrocchia dell'importante parrocchia di San Gaetano, una piccola parrocchia del centro storico cosentino, che è condotta veramente egregiamente da un uomo speciale, da Don Francesco Bilotto. Servizio. Bene, siamo ritornati in onda, oggi abbiamo veramente sforato, quindi ci dicono che dobbiamo necessariamente chiudere. Io ringrazio di cuore la dottoressa Scarpelli per essere stata qui con noi, veramente è stato un grande piacere, un grande onore averla con noi, la professoressa Costanzo per essere stata con noi.
il dottore Chianelli. Saluto, sperando che ci senta, Margherita Corriere. Grazie mille, un abbraccio, vi saluto, vi aspetto mercoledì prossimo. Nascondiamo le...